Ultima serata di Barga Jazz dal titolo Eno Jazz Night, degustazioni e musica. Quest'anno Barga Jazz in una versione più popolare, tanti concerti, tante occasioni per far festa e ascoltare della buona musica jazz. Barga completamente presa d'assalto per le 2 settimane. Il festival si è aperto il 17 agosto con il concerto di Stefano Onorati per proseguire con una molteplice offerta musicale fino ad arrivare al concorso, quest'anno dedicato al grande sassofonista Pietro Tonolo, da sempre vicino a Barga Jazz. Lo ascoltiamo mentre ci parla del concorso di Barga Jazz. Beh, il concorso è ormai una realtà storica e oltretutto questo festival di Barga è una, io l'ho sempre definita un'isola felice, perché c'è un'atmosfera deliziosa, l'organizzazione è fantastica e è un momento che ho sempre amato, che ho frequentato in varie vesti, da ospite, da membro dell'orchestra, da giurato, per cui mi fa particolarmente piacere quest'anno essere in qualche modo protagonista. Ecco il pensiero di Pietro Tonolo quando ha saputo che le sue composizioni sarebbero state il tema per arrangiamenti dei partecipanti al concorso dell'edizione Barga Jazz 2013. Sicuramente positiva, è sempre bello vedere il proprio lavoro interpretato da altri musicisti. Io ho una visione molto poco individualistica del lavoro di un musicista. Mi piace l'idea della condivisione di punti di vista, di interpretazioni diverse, quindi è molto stimolante il fatto che altri musicisti in qualche modo diano la loro visione, la loro interpretazione delle mie musiche. Ottima l'idea del dopo festival a Villa Libano, dove tanti musicisti potevano suonare insieme per regalare e ricevere emozioni straordinarie. Insomma, prima il concerto e poi tutti insieme a suonare il jazz. Ottima anche l'idea di chiudere il festival con un percorso degustazione dei migliori vini lucchesi e ovviamente la miglior musica. Il tutto lungo le vie del centro storico di Barga. Un piccolo ticket permetteva la degustazione completa dei vini. E la musica? No, la musica no, quella era gratis per tutti. Solo, questo viene da una vigna sessantenne con vigne tipiche, uve tipiche proprio. Invece questo è un sangiovese con ciliegiolo, canaiolo colorito. Invecchiato 3 anni in cantina, fa 2 anni di botte e 1 anno di bottiglia. 2010-2012. Io preferirei sì. San Martino. San Martino. Fabbrica di San Martino, Lucca. Del sindaco a Lucca. Sauvignon Blanc. Il nostro rosso, il Miffo, che è un merlot in purezza. Azienda agricola Macea Borgo Abbozzano. Stasera abbiamo portato il Pinot Nero e il Merlot. Produciamo in tutto 6 vini, è un'azienda come le altre che sono presenti qui, che lavorano in biodinamica, e quindi buona degustazione a tutti. Allora, siamo alla tenuta di Valgiano e questa sera abbiamo portato il Palistorti 2010, una bella annata fresca. Stasera ho portato 2 vini rosso, uno Merlot e uno si chiama Insieme, viene dall'uva Alicante. Siamo un'azienda biologica, biodinamico. Podere Concori, ci troviamo a Gallicano, da agricoltura biodinamica, esattamente 2011, da Uve Sirà, piacevolezza, eleganza e assoluto terroir. Nel corso della serata incontriamo anche il sindaco di Barga, Marco Bonini. Barga Jazz è un evento importantissimo, ormai storico, dell'estate musicale e culturale di Barga. Quest'anno siamo andati oltre, perché è una manifestazione che si è prolungata per 15 giorni con tanta gente, con tante belle iniziative. Si conclude stasera con un modo particolare, coniugando la bella musica, i vari concerti che ci sono nelle piazzette del centro storico, con degli assaggi di buon vino delle cantine della nostra terra lucchese. Per cui non poteva finire nel modo migliore, con questo
diciamo, collegamento fra il jazz e fra la musica, e quindi Eno Jazz, che è poi anche quello che in tutti questi 15 giorni ha accompagnato questa iniziativa presso la bellissima Villa Libano, dove si sono concluse tutte queste serate a notte inoltrata con gli artisti che prima abbiamo trovato qua e poi abbiamo ritrovato appunto all'Eno Jazz a Villa Libano. Dopo 15 giorni di grande musica jazz, con questa serata si chiude l'edizione 2013, un'edizione molto importante dedicata a Pietro Tonolo, e questa sera, con una serata veramente straordinaria, si è chiuso questo festival davvero importante. Questa sera Eno Jazz, e per quanto riguarda il Festival del Jazz a Barga 2013 è tutto, appuntamento al prossimo anno.